Dunque, domande e risposte su questo secondo tema d'esame. Come l'altra volta, due parole sul tema d'esame in sé. Per il prossimo appello, quindi con scadenza il 12 luglio a fine giornata, il progetto consiste in un generatore di meme. Quindi un'applicazione web che serve a gestire la creazione di meme e la loro visualizzazione, dove un meme è composto dalle seguenti proprietà. Un titolo, ovviamente un'immagine, uno o più frasi sovrapposte all'immagine, che possono essere una, due o tre, non di più, una visibilità, quindi pubblico protetto, e associate il nome del suo creatore. Per semplicità, si supponga che il sito disponga già di un insieme di immagini di sfondo, quindi una di queste immagini per il meme, predefinite e non modificabili, a partire dal quale si possono creare i meme. Inoltre, ogni immagine predefinisce anche il numero di campo di test supportati per iscrivere le frasi e la loro posizione all'interno dell'immagine. Quindi, voi per esempio avrete un'immagine con un campo di testo solo in alto. Poi potreste avere un'altra immagine che predefinisce un campo di testo in basso e uno in alto. E poi un'altra immagine che predefinisce un campo di testo nell'angolo in alto a sinistra e nell'angolo in basso a destra. E uno in mezzo lungo tutta la larghezza dell'immagine. E così via. Cosa vuol dire creare un meme? Vuol dire scegliere l'immagine di sfondo, definire il contenuto dei campi di testo previsti per l'immagine, quindi con la frase, ma non è richiesta la creazione del meme completato, quindi non è richiesto il fatto che possiate salvare un'immagine nuova con sopra le frasi. Semplicemente il meme, la pagina, l'applicazione web avrà al suo interno le informazioni per ricreare l'immagine con sopra il testo, così come è stato creato dal suo creatore. Quindi non bisogna fare un'immagine nuova, ma semplicemente far vedere l'immagine col testo nel posto giusto, con le informazioni giuste. Quindi memorizzare dove sono i pezzi di informazione e qual è l'immagine che è stata scelta. Di conseguenza, i meme possono essere creati unicamente da un utente loggato, che è il creatore, e la visibilità del meme, quella pubblico protetto, vuol dire che i meme protetti sono visibili solo dagli altri creatori, mentre i meme con visibilità pubblica saranno visibili a tutti, quelli che capiteranno nell'applicazione web, loggati o non loggati. Quindi chiunque visita il sito visualizza l'elenco dei meme pubblici nella home page del sito, come volete voi, e selezionandone uno potrà vederne le sue proprietà. Quindi queste di sopra, il titolo, l'immagine con le frasi sovrapposte e il nome del creatore. I creatori, invece, oltre a vedere l'elenco dei meme pubblici, vedono anche quelli protetti, probabilmente nello stesso elenco, e come prima, selezionandone uno, possono vedere tutte le proprietà. Il creatore, ovviamente, può fare alcune operazioni aggiuntive rispetto al solo vedere un meme, come crearne uno nuovo, selezionando l'immagine e scegliendo il testo, e scrivendo il testo, eliminare un proprio meme, oppure copiare un meme, in due casi specifici. Uno, se il meme è proprio, eseguirne una copia e permettere il cambiamento di titolo, frasi, visibilità e attributi del testo, cioè di tutto tranne l'immagine di sfondo e di conseguenza le posizioni in cui il testo va inserito. Se invece il meme non è proprio, ma di un altro creatore, può cambiare il titolo e il testo. Per quanto riguarda la visibilità, non può cambiarla se la visibilità originaria è protetto, se invece è pubblico può anche cambiare la visibilità e quindi si torna al caso precedente. Quindi un'applicazione web che nell'home page abbia appunto l'elenco di tutti i meme, vedere le proprietà, vedere questo meme col titolo e quant'altro, e in più il creatore, una volta loggato con un utente password, può anche crearne uno nuovo, eliminare un proprio meme o anche copiarlo. Ripeto, non è necessario poi salvare i meme in formato immagine, ma semplicemente devono essere visualizzabili
così come vengono creati da Socratore. Quindi con l'immagine a un certo punto e sopra ci sarà del testo scritto, quindi ricreati in quel formato. Fatemi aumentare un po' di zoom qui. Allora, in generale, no, le regole d'esame le ricordate, sono sul sito, ma possiamo riassumerle anche qui. Quindi, prima di tutto, se siete interessati a questo secondo appello, dovete iscrivervi al portale della didattica. Come per il primo appello, non ci sono problemi se qualcuno si iscrive e poi non consegna il progetto, ma non viceversa. E cliccare sul link di GitHub Classroom che è già condiviso, così che vi possiate accedere al template di progetto per poi poter consegnare il lavoro, svolgere il progetto, entro la scadenza consegnare il progetto svolto, creare il tag final su GitHub, aspettare che escano i risultati. Se il voto, una volta che sono usciti i risultati, se il voto è sufficiente e il massimo voto ottenibile, che vuol dire il voto che avete preso nel progetto più massimo 6 punti che potete prendere per l'orale più gli eventuali punti dei Big Lab, vi piace il voto massimo finale, allora potete prenotarvi a uno slot giorno e ora per l'orale da remoto. E anche in questo caso vi comunicherò poi il link e il come e il dove prenotarvi per questo esame orale. Se invece il voto è insufficiente oppure il voto massimo che potreste ottenere non è nelle vostre aspettative per qualunque motivo, perché volete prendere 30 e il voto massimo che potete prendere 25, e allora semplicemente mi dovete comunicare tramite Slack di voler rifiutare lo svolgimento dell'orale e quindi di rifiutare in realtà il voto parziale così ottenuto, e quindi io butto via, in un certo senso, ignoro il vostro progetto e voi potrete consegnare all'appello successivo. Una volta che partecipate all'orale, come per il primo appello, come scritto anche nelle specifiche delle regole d'esame, vi prendete il voto che vi prendete. Quindi valutazione del progetto, massimo 24 punti, più l'orale, massimo 6, più i risultati del Big Lab, che sono, nel nostro caso, sono 2 per tutti, quelli che hanno sostenuto, che hanno consegnato i 2 Big Lab. Poi, qui, in teoria, è la parte che tocca a voi. Nel senso che non ci sono state domande su Slack, quindi io non ho scritto qui nessuna domanda e di conseguenza nessuna risposta. Però se voi avete domande, scrivetele pure su Slack nel canale Esame 2 Meme, e così proviamo a rispondere. O accendete il microfono, come preferite. Allora, durante la creazione del nuovo meme devono essere visibili i campi di testo vuoti sopra l'immagine in cui inserire le frasi, come preferisci. Come dire, non è strettamente specificato. Possono essere i campi di testo vuoti sopra l'immagine, oppure può essere che quando hai selezionato l'immagine c'è un form da qualche parte con scritto: questa immagine ha 2 campi, uno a destra e uno a sinistra, o uno sopra e uno sotto, e riempire lì. Come preferisci. È una di quelle specifiche, ci sono anche in questo tema d'esame delle specifiche che sono libere. Copio l'altra domanda. I 3 campi di testo, che non sono 3, i campi di testo da 1 a 3 hanno una posizione fissa e predefinita dall'immagine. Quindi quando
mettete dall'immagine specifica. Dall'immagine. Quindi quando selezionate un'immagine, quell'immagine avrà, si porterà con sé l'informazione che avrà due campi di testo, uno alle coordinate 0,0 e grande e largo tanto quanto l'immagine, e un altro campo invece in basso all'immagine, alle coordinate diverse, e largo e alto un certo spazio. Quindi è un'informazione che si porta dietro l'immagine che voi avete inserito nel server. Quindi sono dati che preimpostate voi. Quindi voi caricherete un'immagine e direte ok, questa immagine ha questi spazi lì. E sono fissi ogni volta che si crea un meme. È previsto un limite massimo di caratteri da rispettare per il titolo delle frasi? Non al momento, nel senso che non c'è le specifiche, ma potreste assumere, non lo so, qualcosa di ragionevole, potrebbero essere... Quanto sarà lunga una frase da mettere sopra un meme? Potreste assumere, non so, tra i 50 e i 100 caratteri, se volete. Perché ovviamente se uno scrive 3.000 caratteri sopra un'immagine non ci staranno mai. Però al momento non è specificato, non è previsto. Questo. Vabbè. Ma è un numero, 50-100 caratteri. Se poi scegliete 200, va bene uguale. Se volete metterlo, scegliete solo un numero ragionevole, non 30.000, perché ovviamente... ovviamente 30.000 sarebbe un numero eccessivo di caratteri. Le immagini devono essere caricate anche nel DB o è possibile utilizzare un link che contenga l'immagine? Allora, le immagini non vanno caricate nel DB. Cioè, dentro il DB non va mai messa l'immagine intera. Nel DB potete mettere la posizione sul disco, lato server, dell'immagine. E quindi poi pubblicare, quindi nel DB ci sarà scritto che l'immagine nella cartella slash images slash meme1.jpg, e allora l'applicazione web leggerà il percorso relativo dell'immagine e andrà a prenderlo dal disco e la fornirà all'applicazione web come fornisce i file CSS, come fornisce... Quindi in un certo senso è possibile usare un link, però non, è meglio che l'immagine sia comunque nel progetto, non un link esterno, se per link intendevi quello. Perché magari il link esterno si rompe e quindi poi il vostro progetto non è più non funziona più, l'immagine non è più visibile. In ogni caso... In generale non è mai buona norma mettere un'immagine intera nel DB. No? Un'immagine a 10 mega nel DB non è il suo compito. Mettiamo del testo nel DB. Questo è una parentesi all'interno dell'immagine che, della domanda che ha chiesto, della domanda 4. Il testo che si inserisce quando si crea, in realtà copia un meme, deve comparire in tempo reale sull'immagine
Non è richiesto, non è specificato. L'importante è che compaia quando si visualizza il meme finale, diciamo così, risultante. Quindi questo è un altro di quei punti che, come volete, come siete più comodi o come volete voi. Uno può mantenere un'anteprima e quindi man mano che uno scrive aggiornare l'anteprima se ci tiene, oppure semplicemente avere un bottone salva che salva il meme con il suo testo. Salva una pagina che vede il meme col testo sopra. Ecco, notate anche, avrete magari letto, che tutti i campi di testo sono da considerarsi opzionali, quindi l'immagine potrebbe averne due, ma il creatore può deciderne di compilarne uno solo, potrebbe averne tre, e il creatore può decidere di compilarne uno sotto insieme, ma comunque almeno uno deve essere compilato. E nel testo deve anche poter scegliere tra almeno due tipi di font di dimensione fissa, anche questi che accompagnano in un certo senso le informazioni dell'immagine, e quattro colori diversi. Ovviamente se poi avete dubbi o domande che non mi vengono in mente adesso, potete sempre scrivere nel canale su Slack e poi a quel punto le risposte arrivano lì, e cerco anche di aggiornare questo documento in modo che possiate anche avere questo come riferimento. Se ovviamente avete altre domande, fatele pure, tipo questa. I due tipi di fonte e quattro colori sono scelti per tutti i campi di testo del meme? Sì, nello specificare il testo dell'intero meme. Il creatore potrà scegliere tra almeno due tipi di fonte e quattro colori diversi. Quando si effettua la copia, il vecchio meme rimane comunque salvato, certo, è una copia. Infatti l'abbiamo chiamata appunto copia, non modifica, proprio perché è una copia del vecchio meme che appunto diventa nuovo. Soprattutto se il meme è il proprio, perché se il meme è di un altro ovviamente non si va a modificare il meme di un altro creatore, ma se è una copia si modifica
Sì, ovviamente si sì, mantiene l'originale. Altre domande? Ecco, sulla domanda 6, che ha fatto prima questa qui, i due tipi di fonte e quattro colori sono scelti per tutti i campi di testo di un meme, mentre la risposta è sì, si applicano al testo dell'intero meme. Non c'è scritto da nessuna parte che ogni meme deve avere due tipi di fonte e quattro colori diversi rispetto agli altri meme. Quindi non è che se avete sei immagini dovete avere sei per due tipi di font e sei per quattro colori. Potete anche averne un sottoinsieme inferiore. L'importante è che per ogni meme possa scegliere tra due tipi di fonte e quattro colori che si applicano all'intero testo del meme, quindi a tutti i campi, qualora venissero riempiti, ma almeno uno deve essere riempito. Qualche altra domanda? Se sicuramente non ne avete, per favore, mettete un simbolo sui partecipanti, così almeno sappiamo se stiamo aspettando oppure no. Ok, una persona non ne ha più, le altre cinque? Ok. A questo punto Marco e Michele. In ogni caso vi ricordo che questo canale rimane aperto e quindi potete tranquillamente scrivere poi qui eventuali domande man mano che le avete. Ok. Marco, allora dopo, cioè per un attimo. Potete scrivere qui eventuali domande che avete, che avrete, se ne avrete, e poi io aggiorno, rispondo sia alle vostre domande che aggiornerò questo documento. Per favore, cercate di scrivere su questo canale, Esame 2 Meme, e non a me direttamente o in discussion, a meno che non siano cose veramente, come dire, personali o problemi molto,
molto specifici che ovviamente interessano solo voi e non possono interessare nessun altro, in modo che non siete tanti, su questo canale siete in 11, se togliamo probabilmente me e Luca, quindi magari non ci saranno tante domande, però se ci fossero scrivete pure nel canale. Ok, allora. Vedo che Paolo scrive. Ok. Allora, se non avete altre domande, io fermo la registrazione. Voi comunque sappiate che potete sempre, come dicevo, scrivere su Slack in qualunque momento, se avete qualche dubbio, magari leggendo il testo, magari iniziando a fare qualcosa, perché nel momento in cui iniziate, potrebbero emergere dei dubbi, dei chiarimenti da fare. E ricordatevi le risposte di carattere generale, in particolare se qualcosa non è esplicitamente richiesto nel testo, non è da implementare. Se volete farlo, potete farlo, ma non guadagnate né perdete punti, lo fate per voi. E se qualcosa può essere realizzato in modi differenti, si può scegliere il modo che si preferisce, ovviamente, come dicevamo prima, per esempio. Questo sui campi di testo visibili vuoti oppure sull'anteprima, eccetera. Quindi potete scegliere come volete farlo: volete aggiornare l'anteprima, volete premere un bottone visualizza anteprima che visualizzi l'anteprima, volete non avere l'anteprima, non è specificato. Quindi scegliete il modo che preferite. Quello semplice, il più semplice che viene in mente, che non sia però veramente la scorciatoia. Per fare meno lavoro, ecco, ma se non è specificato, c'è cioè un modo semplice, un modo medio, un modo difficile, anche quello semplice va bene. Detto questo, chiudo la registrazione e fermo la registrazione e vi saluto. Buona giornata e se avete come dicevo prima domande, scrivete pure su Slack.